Originale è la coscienza della forma di Giovanni Merola, che si muove nel linguaggio degli artisti più sensibili al rapporto con la fotografia, come Wesselmann o anche alcuni artisti della scuola di Palermo e della scuola recente, mi riferisco a Di Marco in particolare, ma senza ovviamente indulgere a un realismo o a un iperrealismo o una pittura fotografica, ma invece rendendo la forma duttile, mobile, con alcune deformazioni che fanno intendere una intelligenza e una malizia che si vede per esempio in un vecchio modello d'automobile come Cuba, con in Bicycles dal progetto Plastica Invadente, o che è un progetto importante a cui lui si è applicato, trasformando alcuni oggetti come se fossero di plastica, appunto, come se fossero con questo effetto deformante che la plastica dà alla realtà, è parte della realtà, ma la fa diventare altra. Ecco, in questa alterità rispetto alla realtà, la plastica non è soltanto da limitare nella sua invadenza, ma è anche un punto di vista, è un punto di deformazione dell'immagine. Quindi c'è una originalità in questa ricerca che va guardata con attenzione e con interesse. È il punto di vista attraverso la plastica respinta ma utilizzata di Giovanni Merola.